Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video acquisti fatti alla Lidl, acquisti cartopazzosi e ho comprato anche degli washi. Sono le offerte che sono uscite sia giovedì che oggi che è lunedì. Per cui io ho fatto l'acquisto tutto oggi e vi faccio vedere quello che ho preso. Quindi spostiamoci sulla scrivania così in dettaglio vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, iniziamo subito. Ho trovato queste decorazioni in legno, molto carine, mi piacevano. Queste qui sono farfalle, ce ne sono dentro 25. Sono di legno, sono grandi poco più di un centimetro, molto carine. Poi, sempre decorazioni in legno, ho trovato questi cuoricini. Ce ne sono 18 e ce ne sono dentro di diverse misure, quindi un po' di questa grandezza e un po' di quest'altra, sempre utili per fare decorazioni, card e quant'altro. Allora, i prezzi, vabbè, non sto qua a dirveli perché sennò non finiamo più. Poi ho comprato, allora, sempre per quanto riguarda le decorazioni, questi biglietti da appendere. Ce ne sono dentro 18. Allora, ci sono delle tag praticamente rosa, bianca e azzurra, però io l'ho preso più che altro perché mi piaceva questo nastro di liuta bianco e rosa. Poi di decorativo ho preso dei nastri, adesso ve li faccio vedere tutti e quattro. Allora, sono 5 metri di nastro e ho scelto queste fantasie. Allora, questo rosa con i pua bianchi, poi questo sul fucsia con disegnate le farfalle, molto carino, questo rosso con i cuori. Ecco, questi due sono, presumo, sembrano semitrasparenti, mentre questo è proprio tessuto pieno. E il quarto, questo bianco con i pua tutti colorati. Poi ho preso gli washi tape. Allora, non li ho presi tutti perché comunque la maggior parte era già uscito gli altri anni, quindi già li avevo. Ho preso solo le nuove, quelli nuovi praticamente. E sono questi tre, bianchi e neri praticamente, di tre grandezze diverse. Allora, sono ogni rotolino è lungo 2,5 metri, quindi è 2,5 metri di prodotto. Sì, non è tantissimo, però 99 centesimi ne vale la pena. E c'è questo più grosso, questo normale diciamo, e questo slim. Poi sempre una novità per quanto riguarda gli washi è questa fantasia, dove qui sono delle dimensioni normali e c'è questo verde con disegnate le foglie, questo arancione con le farfalle e questo a righine. Faccio vedere meglio anche questi. E infine l'ultima fantasia nuova erano questi tre, che sono coi fiori, e devo dire che questa fantasia mi piace parecchio. Hanno questo color beigiolino, a parte questo che è sui toni del bianco. Sì, l'unica cosa, non sono di carta, quindi non sono paper tape, ma sono come si chiamano? Deco tape. Esatto, deco tape. Però vabbè, per 99 centesimi ci sta alla grande. Io ho preso comunque ovviamente solo le fantasie che non avevo ancora, quindi quelle nuove uscite, perché le altre, ripeto, erano già, sono già dei doppioni, sono uscite già anche gli altri anni. Poi ho comprato la colla, diciamo che non avevo bisogno. Però ho visto questa qua rosa e non ci ho capito più niente, quindi ho voluto prendere anche la colla. E vediamo, è proprio rosa, che bella! È un fucsia,
presumo che incolli, vediamo un attimino. Esatto, quando la si stende è rosa, poi presumo che quando asciughi diventa trasparente. E poi vabbè, quella normale, quindi quella normale da 20 grammi e queste qua piccoline da 10 grammi, rosa. Oh, finalmente ho anche la colla rosa. Poi sempre per quanto riguarda le colle, ho comprato sempre queste della Prit ed è una colla per hobby. Quindi serve, qui dice che serve appunto per incollare, can be used to wood, quindi per il legno, per la pelle, per il feltro, per la carta, per il cartoncino, insomma per diversi materiali, quindi è quella per hobby. E ah ok, si alza così e poi viene fuori, deve essere l'odore è tipo la colla vinilica. Poi ho preso la gomma, questa qui è della Staedtler. L'avevo vista anche, mi sa che c'era anche la Tiger, una gomma fatta così. È carina perché è fatta a forma di cutter, quindi viene fuori, si può cancellare, poi si può rimettere dentro e qua abbiamo il suo ricambio. Poi ho comprato, allora stavolta c'erano, io amo molto le Bic e questa volta appunto c'era anche un sacco di roba della Bic. Quindi ho preso queste penne che sono colorate e vediamo subito, allora, esatto, rosa, azzurra e verde. Ok, io adoro le Bic, è la mia penna preferita. Poi sempre marchiato Bic, ho preso gli evidenziatori. Allora, gli evidenziatori, proviamoli. Belli. Sono molto... sono sottili, quindi si tengono in mano facilmente. Poi hanno la parte qua in gomma. Belli. Non trapassano neanche tanto il foglio, quindi si possono usare anche su fogli leggeri. Poi l'ultima cosa che ho preso dalla Bic sono le matite. Le matite con la gomma. Allora, sono matite, vediamo solo, HB. E mi piacevano appunto perché sono colorate, cioè colorate nel senso hanno anche la parte del legno colorata, sono righine e ovviamente sono matite normalissime, non hanno niente di che, però erano carine. Poi della United Office invece ho comprato le biro cancellabili, che sono queste, tipo le Friction. Allora, queste, vabbè, mi piacevano, mi piaceva anche come erano fatte esteticamente, quindi coi pois. Le vado a provare. Belle, sono molto scorrevoli, sono tipo penne gel. E ora vediamo... esatto, viene via, non si sporca il tappino, quindi si può cancellare. E infine l'ultimo acquisto, sempre United Office, sempre delle penne cancellabili. Stavolta l'ho presa perché c'era anche quella blu e poi vabbè la... il disegno è diverso, qua tutti i quadrati, molto carine. Vediamo se anche queste... esatto, anche queste sono
sembrano gel. E anche qui si cancellano con la parte qua del tappino. Esatto. Niente, questi erano i miei acquisti da Lidl. Spero tanto che vi siano piaciuti. Se è così, lasciatemi un bel pollice in su, lasciatemi un commento per farmi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!